Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video dove ti faccio vedere le ultime novità introdotte con l'aggiornamento di Capture One Pro che arriva alla versione 23. E andrò a rispondere anche a una delle domande più interessanti, più ricercate riguardo questo aggiornamento, ovvero vale la pena aggiornare oppure no a questa versione di Capture One? È una cosa che non ti interessa se hai l'abbonamento con Capture One perché è già inclusa, già è disponibile, ma se tu hai acquistato o vuoi acquistare una licenza perpetua, beh, questo è interessante perché il vantaggio economico della licenza perpetua sta nel fatto che ti costa un po' di più all'inizio, ma dopo puoi decidere di non aggiornare tutte le versioni, ma aggiorni magari una volta ogni due versioni, ogni tre versioni, e questo ti porta ad avere un risparmio economico veramente elevato. Quindi adesso andiamo a vedere quali sono le novità introdotte anche rispetto alla versione 22, se già utilizzi la versione 22, e poi andremo a rispondere a questa domanda. Ma adesso è arrivato il momento di andare sul desktop del mio computer. Qui ho già installato Capture One Pro versione 23, l'ho già anche in parte personalizzato, colonna degli strumenti a destra, browser colonna alla sinistra. Sono cose che già puoi fare in fase di installazione del software dove ti chiede questi aspetti nella fase iniziale, ma si può personalizzare in modo estremo, ne parlo nel mio corso completo sul Capture One. Ma andiamo a vedere la prima delle novità introdotte che troviamo in fase di importazione, quindi se hai la versione 22 del software precedente troverai una piccola differenza. Clicco su importa, ho già una cartella predisposta, qui ho tutte le immagini della cartella che io, come facevo sempre, posso selezionare singole o tutte le immagini, vedi anche qui sotto seleziona tutto, posso selezionare tutto ed importare. Però qui ho anche tutta una serie di filtri, quindi posso decidere di importare solo i file RAW, quindi visualizza solo i file RAW, oppure se ho dato già delle valutazioni in stelle, visualizza solo le foto alle quali ho dato una valutazione da 5 stelle, eccetera. Ma hanno introdotto anche una nuova funzionalità, panoramica gruppo. Cliccando lì, su panoramica gruppo e abilitando i gruppi, ho uno slider somiglianza, ma cosa fa questo strumento? Questo strumento molto potente di Capture One, guarda cosa ti indica, raggruppa temporaneamente le immagini in base alla somiglianza del contenuto. Cosa significa? Che Capture One fa un'analisi delle immagini e te le raggruppa in base alle immagini simili. Ma attenzione, qualcuno potrebbe confonderle con la funzione pile di Lightroom. Non è la stessa cosa. Pile di Lightroom te le raggruppa in base a un intervallo orario. Invece qui te le raggruppa in base alla somiglianza, quindi immagini simili che hai realizzato anche in momenti differenti, lui te le raggruppa. E questo ti torna utile per fare già la cernita in fase di importazione. E qui capiamo anche un po', cominciamo a capire dove volevano arrivare con questi aggiornamenti che hanno introdotto su Capture One. E sono degli aggiornamenti molto interessanti e molto ambiziosi secondo me. Ma capiamo e vediamo come funziona lo strumento panoramica gruppo. Qui abbiamo uno slider, somiglianza, più il valore basso, meno simili sono le immagini che ti raggruppa in automatico Capture One, più è alto questo valore in percentuale, più sono simili dal punto di vista visivo. Ma torna buono, non tanto in modalità griglia, ma in modalità visore. Perché? Quando io imposto, ad esempio, una somiglianza pari al 96%, vedi che qui ho sulla colonna di destra una prima colonna che sono i gruppi, 3 foto, 4 foto, 3 foto, eccetera, e qui sull'altra colonna, in grigio un po' più chiaro, ti mostra le foto che sono contenute in quel gruppo. E quindi, ad esempio, su questa prima serie, tre scatti, un HDR ovviamente, normale, sottoesposta, sovraesposta, me l'ha raggruppata, perché le trova immagini simili, e mi dice di queste tre immagini quale vuoi tenere, vuoi importarle tutte? Io, ad esempio, dico no, se sono immagini simili, a me non interessa importarle tutte, mi interessa importare magari quelle due o tre buone, anche se ne ho fatte 50 di simili, a me me ne bastano magari due, quelle riuscite meglio. E quindi questa modalità mi permette per l'appunto di raggruppare, vediamo, raggruppo all'88% 10 foto che secondo Capture One sono molto simili. Vediamo 10 foto, vediamo una. Eh sì, vedi, sono sostanzialmente la stessa immagine. E allora da qui, da 10 foto, devo importarle tutte? Anche no. Magari dico, ok, questa qui mi piace, la seleziono o gli do anche una valutazione, faccio già cernita in fase di importazione. Questa qui la tengo e basta magari. Ne ho selezionati di 10, 2 che vado ad importare. Questo ti semplifica molto dopo tutto quello che troverai sull'interfaccia di lavoro di Capture One. E questo è molto molto comodo e soprattutto ti permette di fare la cernita e anche le valutazioni. Posso anche dare delle valutazioni all'immagine, tipo questa qui etichetta verde, ma ci posso cambiare il colore, etichetta blu, seleziono questa, gli do un'altra etichetta giallo, gli do una valutazione 3 stelle, insomma posso già fare delle valutazioni in questa fase. Perché? Perché facendo le valutazioni in questa fase poi posso combinare questo raggruppamento, questa
selezione queste modifiche che ho fatto attraverso i filtri e quindi importare solo l'immagine alle quali ho dato la valutazione 5 stelle e via dicendo. E questo è possibile ancora una volta grazie a un aggiornamento nuovo introdotto con Capture One che lo rende molto più veloce nel rendering delle immagini e nel farti vedere le immagini. Quindi puoi già fare la cernita, selezione e catalogazione dal punto di vista della valutazione in fase di importazione per ritrovarti dopo solo l'immagine che volevi. Infatti, come ti dicevo, vado, torno in modalità griglia, dopo aver fatto tutte queste modifiche a disabilitare la modalità gruppi, seleziono i filtri che mi interessano, solo le foto con 5 stelle, eccole qui, le seleziono, CTRL A, spunto, selezionate, importa, 8 immagini, importo solo le immagini che mi interessa lavorare, escludendo tutte le altre che io avevo creato. Figurati se poi fai anche l'importazione direttamente da scheda, puoi risparmiare anche tempo nell'importazione delle immagini all'interno del tuo computer, lasciando nella scheda tutte le immagini che non servono per poi formattarla e tutti amici come prima. Ovviamente posso poi reimportarla tutta la cartella completamente, semplicemente fando un bel sincronizza, importa tutte le immagini. E qui adesso andiamo a vedere un'altra delle novità introdotte da questo aggiornamento. Vado nel frattempo a selezionare solo un'immagine, vediamo, selezioniamo questa qui, modalità visore, eccola qua. E dove troviamo l'altra novità? Nel pannello regolazioni. Andiamo qui, pannello regolazioni, ed eccolo qui, lo strumento è già pronto, regolazioni intelligenti o smart adjustment. Cosa serve questo strumento? Guarda qui, lo vedi? Bilanciamento del bianco, esposizione, seleziona un'immagine come riferimento per le regolazioni intelligenti. Ti faccio vedere come funziona e poi faremo una parentesi, un ragionamento. Ho questa immagine, io devo fare delle regolazioni di base per sfruttare questo strumento, che è il bilanciamento del bianco e l'esposizione. Quindi vado sul bilanciamento del bianco, tanto chiudiamo questa finestra, vado a fare un automatismo oppure prendo il campionatore, clicco per fare un bilanciamento del bianco personalizzato e poi vado in esposizione, automatismo, la schiarisce un pochino e poi io posso anche fare delle micro regolazioni. Ok, ho fatto due modifiche di base sul bilanciamento del bianco ed esposizione, dopodiché vado qui e clicco imposta questa immagine come riferimento, eccola lì, viene aggiunta ed inserita qui all'interno. Adesso questa immagine che io ho impostato come immagine di riferimento verrà utilizzata per cercare di adeguare tutte le altre immagini dal punto di vista del bilanciamento del bianco dominante ed esposizione ad altre che io vado a selezionare, ma non è da confondere, questa è la differenza, da una sincronizzazione. Perché la sincronizzazione cosa fa? Ti copia gli stessi valori del bilanciamento del bianco, ti copia le stesse impostazioni dell'esposizione. Questo invece ti fa una valutazione visiva dell'immagine per rendertela simile. Ad esempio, prendo questa immagine, vado qui dove ho regolazioni intelligenti, c'è già il riferimento e clicco applica ed ecco che viene modificata. Andiamo a vedere le due immagini, dal punto di vista visivo sono praticamente identiche. Sono andato a fare delle modifiche sull'immagine utilizzando regolazioni intelligenti, ma se io prendo anche un'altra immagine differente ancora, prendiamo questa che ha una prospettiva, vediamo se la trovo, eccola qui, questa qui, e la applico, quindi ho anche una prospettiva differente perché le altre erano molto simili. Andiamo a vedere le due immagini, dov'erano? Eccola qui, mettiamole una a fianco all'altra, eccola qui. Sono immagini dello stesso luogo, certamente, con due prospettive differenti però, e ho utilizzato regolazioni intelligenti che mi ha adeguato visivamente le due immagini. Visivamente sono uguali, quindi dal punto di vista della color iniziale di base sono identiche. Però se io vado a vedere le due immagini, vedi che la prima ha un valore Kelvin sul bilanciamento del bianco di 10.040 e 0.55 in esposizione. Se vado sull'altra ho 9.851 e 0.34. Quindi non è che fa una sincronizzazione, quindi non accoppia i parametri, ma li adatta per renderti visivamente l'immagine uguale. Anche qui, ancora una volta, capiamo l'indirizzo ancora di più che hanno preso gli sviluppatori di Capture One su questo aggiornamento. Crearti un software che ti permetta di lavorare molto velocemente le immagini, soprattutto mantenendo una costanza nella color, nel colore, nell'aspetto visivo delle immagini, ed è un fattore fondamentale. Uno dei difetti che hanno tanti fotografi, magari specie all'inizio quando non sono ancora pratici dell'editing, è magari lavorare 5-6 foto fatte nella stessa sessione fotografica, anche paesaggistica, prendiamo i paesaggi, fatte magari con prospettive differenti, elaborano le immagini
e o diventano pazzi per avere la stessa color, le stesse caratteristiche tra un'immagine e l'altra, oppure mi creano tre risultati con una un po' più sottoesposta, una meno sottoesposta, una più satura, una meno satura, con colori differenti. Ecco, questo strumento ti dà una mano a mantenere una costanza e sono impostazioni di base. Però puoi fare anche delle cose in più. Una volta fatte le regolazioni di base, ad esempio, torno sull'immagine questa qui, quella principale, selezioniamo solo questa, vado a completare l'editing, lo faccio molto velocemente, ad esempio aumento il contrasto, aumento un po' la saturazione, vado in HDR, attiviamo HDR, riduco i punti luce, schiarisco un po' i punti ombra, vado sull'editor colore, vado a campionare il colore delle piante lì, aumento un po' la saturazione, abbasso un po' la tonalità, cambio la tonalità, vado poi a campionare i verdi, aumento la luminosità un po' dei verdi, eccoli là, cambio la tonalità, ok, vedi, ho fatto delle micro modifiche che possono tornare utili prima, dopo, vedi, le micro modifiche, vado ancora sui valori tonali qui così, applico una modifica qui automatica e posso decidere di schiarire o scurire. Bene, ho fatto delle modifiche, vediamo prima, dopo. Adesso io voglio salvare questo intervento sotto forma di stile. Cos'è uno stile? È una serie di parametri, però mi dà modo di settarli anche con delle regolazioni intelligenti. Infatti qui vado a cliccare su salva stile, mi mostra tutte le modifiche che io ho fatto, quindi le accetto, salva, gli do un nome a questo stile, vediamo, test C1 Pro 23, salva, ok. Adesso io vado a prendere un'altra immagine, prendiamo questa qui, molto simile all'altra che avevo già modificato, però non vado a fare applica regolazioni intelligenti e poi andare a fare tutte le altre modifiche, ma vado semplicemente sul pannello stile, trovo qui il mio stile lì a disposizione, ci clicco sopra e l'ho applicato. Secondo te sono simili le due immagini? Andiamo a vederle. Voilà, eccole qua. Sono praticamente identiche. Ma non è tanto la velocità che conta, quanto il fatto che il risultato finale mi dà due immagini praticamente identiche. Questo è l'obiettivo dell'aggiornamento che hanno introdotto. Rendere questo software ideale per fare degli editing in modo che il flusso, il risultato, sia uniforme. Abbia una regola che non ti dia modo di avere un'immagine differente, tanto differente dall'altra. Ovviamente tu puoi farle differenti se vuoi, ma se tu cerchi una linearità nell'editing dell'immagine di uno stesso posto, di una stessa location, con questi strumenti che ti metti a disposizione Capture One Pro 23 aggiornato, beh, ti rende le cose molto molto semplici. Ma non è finita. Con l'obiettivo di renderti questo editing ancora più preciso, ancora più semplice, si è arrivati a uno step successivo. Si possono salvare le regolazioni sotto forma di livelli. Cerchiamo di capire, partiamo sempre da queste immagini. Quindi vado a prendere questa immagine qui, quella che ho lavorato prima, andiamo a resettarla. Ora che ho resettato l'immagine, inizio a fare delle modifiche, ma adesso le modifiche che andrò a fare saranno fatte in un modo un po' più complesso, un po' più avanzato, quindi magari se non sei pratico di editing potrebbe risultare un po' complesso da comprendere, ma ti permette appunto di fare degli editing molto molto più precisi. Ti faccio un esempio, vado a visualizzare ed espandere il gruppo livelli e andrò a creare dei livelli dove faccio gli interventi specifici. Prima li avevo fatti tutti mescolati, avevo cambiato la color eccetera, adesso li separo, quindi dal livello di sfondo di base creo un livello di riempimento che vado a chiamare modifiche di base e poi ne creo un altro, sempre di riempimento, che chiamo colore, perfetto. Sullo sfondo andrò ad applicare una modifica proprio base, che è il bilanciamento del bianco e l'esposizione, posso farlo richiamando le regolazioni intelligenti e fin lì tutto semplice. Adesso però le modifiche che vado a fare successivamente non le faccio più su sfondo, ma vado sul livello modifiche di base. E cosa farò qui? Tanto nascondo regolazioni intelligenti, magari qui vado a lavorare per quanto riguarda l'esposizione, gestendo un aumento del contrasto, regolando magari la luminosità, aumento un po' la saturazione, ok? Vado su valori tonali, vado a regolare i valori tonali, eccolo qua. Dopo posso ancora fare altre regolazioni. HDR sicuramente c'è da fare un intervento, vado da far venire fuori il cielo, aumento i neri e le ombre,
Ok, vedi che l'immagine sta cominciando a prendere una sua strada. Vado su chiarezza, vado qui e poi rimuovi foschia. Perfetto. Ho fatto i miei interventi di base, da così a così. E dopo vado sul livello colore. Adesso qui faccio gli interventi per quanto riguarda la color. Prima su modifiche di base avevo lavorato sulla saturazione, in realtà sarebbe un argomento della color, quindi vado ad azzerare su modifiche di base la saturazione, vado sul colore e aumento un po' la saturazione, vado su dove sono qui editor colore, eccolo qua, su di base vado ad eliminare eventuali dominanti magenta e su avanzate invece faccio degli interventi molto specifici, vado a campionare il fogliame cambiando la tonalità un pochino, aumentando la saturazione per enfatizzare l'autunno, poi vado a campionare anche i verdi, eccoli là, aumentando un po' la luminosità così vengono fuori, cambio un po' la tonalità e posso decidere magari di gestire anche un po' di uniformità. Quindi ho fatto un altro intervento, vediamo color prima, dopo, vedi, e modifiche di base. Quindi cosa ho fatto riepilogando? Ho fatto le stesse modifiche che ho fatto prima, tutto sommato, ma questa volta invece di lavorare tutto sullo sfondo, mescolando tutto, mi sono creato un livello modifiche di base e un livello colore dove ho applicato degli interventi specifici. Io posso salvare questo tipo di intervento così separato sotto forma di livelli con gli stili e si fa andando sul pannello stili, qui stili e preset, tre puntini, salva stile personalizzato, ok, qui mi mostra su questa finestra tutto quello che è stato selezionato, ma a me non interessano esposizione, colore, eccetera, no, questi vado a disattivarli, a me interessa avere attivo solo livelli, colore e modifiche di base, quindi mi andrà a salvare uno stile che mi separa questi pezzi, salva, gli do anche qui test C1 Pro livelli, salva, e cosa succede? Guarda, andiamo a prendere un'altra immagine, potrebbe essere questa qui, ok, e vado a fare l'applicazione dello stile, però prima devo ricordarmi di applicargli la modifica di base, che sono quelle intelligenti, quindi regolazioni intelligenti, che sarebbe bilanciamento del bianco, esposizione, applico, e fin lì tutto uguale, mancano tutte le modifiche che ho fatto prima, vado su stili, stili personalizzati, eccolo qui, test C1 Pro 23, quello che ho creato con i livelli, lo seleziono, cosa è successo? Torniamo su regolazioni dove vedo i livelli, ecco che mi ritrovo i livelli separati per la color e per le modifiche di base. Ovviamente l'intervento renderà le immagini praticamente identiche. È lo stesso metodo di praticamente sincronizzare, diciamo, le modifiche, appunto ti crei uno stile, ma questa volta ti permette di salvare lo stile sotto forma di livelli. Ed è una novità bella introdotta su Capture One Pro 23. Ti semplifica moltissimo l'editing delle tue immagini che, abbinato alle regolazioni intelligenti, ti permette di avere praticamente una costanza, e lo vedi anche qui, costanza nel colore, nell'editing delle tue immagini. Quindi dopo potrò prendere anche altri tipi di immagini. Questa qui, ci do anche qua, vediamo le regolazioni di base, applica, e dopo vado sugli stili, quello con i livelli, voilà, torniamo. Andiamo a vederla e confrontarla con le altre immagini modificate che avevo fatto. Ed è questa. Ed era questa qui. Eccole qui. Tre immagini visivamente praticamente identiche. Dopo potrò farci delle micro modifiche eventualmente. Però come partenza siamo a livelli altissimi. E si va a concludere con l'ultima sempre novità per quanto riguarda questo aspetto, che riguarda sempre gli stili, e questa volta gli stili possono essere applicati anche come livelli, quindi molto simile a quello che abbiamo fatto ora. In cosa consiste? Adesso io lavoro ad esempio su questa immagine qua, questa qui, vado a resettarla, vado ad applicare le regolazioni di base, poi richiamo il mio stile che avevo applicato prima, questo qui, quindi adesso ho tutto questo, però voglio applicarci un aspetto grafico differente, perché si possono acquistare gli stili eccetera, ad esempio io qui vedi ho degli stili personalizzati, eccoli qua, vedi ne ho alcuni, io potrei dire ah guarda, vediamo, questo qui mi piace, il JS03, cosa avrei fatto? Generalmente si clicca qui, viene applicato, ma dov'è il problema? Che questo intervento una volta applicato rimane lì, se io vado su regolazioni mi trovo, eccolo qua, vedi,
tutto mescolato con gli interventi sulle vari colori, mi ha anche sovrascritto i miei, è un po' un casino. Io invece vorrei mantenere la mia modifica, diciamo, generica della foto e poi applicare un aspetto grafico che ho acquistato, che ho realizzato a parte, che ho ottenuto, che mi ha passato il mio collega. Come si fa? Si fa in questo modo, torno indietro, quindi annullo l'ultima operazione che avevo fatto, torno in stile, sempre il mio JS03 che mi piaceva, però questa volta tasto destro, applica un nuovo livello, cliccando lì viene ugualmente applicato questo stile, ma se io vado in regolazioni all'interno dei livelli, eccolo dove me l'ha applicato. Non l'ha più mescolato assieme agli altri, ma mi ha creato un livello a parte. Tant'è che lo sfondo, vedi che sulla color non c'è nulla. Se però io vado sul livello JS03, che prende anche il nome, ecco che mi trovo tutta la selezione dei colori che non si mescola, prima andava a sovrascrivere, non va a sovrascrivere quelli che avevo fatto io. Quindi è molto più preciso e in più, avendolo sotto forma di livello, posso agire con l'opacità per renderlo più o meno invasivo all'interno dell'immagine. E questo è il quanto per quello che riguarda il grosso degli aggiornamenti che hanno portato con questa versione. Quindi adesso è arrivato il momento di fare una considerazione finale. Considerazioni finali e rispondiamo subito alla domanda: ha senso aggiornare Capture One Pro 23? Io dico che dipende che versione software hai a disposizione ora, non riguarda chi ha l'abbonamento ovviamente. Se hai la versione 21 inferiori, sì, aggiorna, perché secondo me con la versione 22 e 23 il software è stato velocizzato, è stato reso più snello. Se invece hai la versione 22, ti direi di valutare bene queste novità introdotte, perché sono novità che riguardano soprattutto la possibilità di mantenere una costanza, un'uniformità nella color, esposizione tra più immagini, ti mette a disposizione delle funzionalità per individuare più velocemente e fare cernite molto più precise sulle tue immagini, e poi ti mette a disposizione questa cosa dei stili che includono i livelli, oppure di creare degli stili sotto forma di livello, e quindi sono cose che riguardano più un utilizzo intenso del software. Se tu utilizzi questo software per editare un paio di immagini tra le varie sessioni fotografiche, oppure hai il tempo da dedicare a più immagini, confrontarle, adattarle, perché abbiamo comunque la possibilità anche in Capture One 22 di mettere a fianco varie immagini editate, capire, regolarle, adattarle, bene, allora in quel caso, se non ti servono queste funzionalità, se non le trovi poi così necessarie, allora ti conviene attendere ad aggiornare magari con la versione 2024, e questo è un vantaggio della licenza perpetua, perché ti permette di risparmiare veramente tanti soldi rispetto alle altre soluzioni che ci sono in commercio. E poi lo sappiamo che tra 9-10 mesi già ti daranno modo di acquistare in preordine la versione 2024 del software, in quell'occasione ti danno già subito la licenza per questa versione qui 2023, quindi rimani fuori in sostanza per 9-10 mesi. E questa è la mia opinione per quanto riguarda l'utilità o meno di aggiornare la versione 23 di Capture One. Ma vado a concludere questo video anche facendo una considerazione un po' più ampia. Mi faccio una domanda: se io potessi scegliere solo un software tra i vari a disposizione, quale sceglieresti, i pacchetti Adobe o i pacchetti Capture One? Io onestamente in questo momento sceglierei Capture One, lo trovo un software veramente completo, funziona bene, ha i suoi pregi e difetti ovviamente come tutti i software, ma funziona bene, e la strada che hanno scelto gli sviluppatori per aggiornare questo software è molto ambiziosa, mi piace l'idea di voler puntare tanto sulla qualità e semplificazione nell'editing delle tue immagini rispetto magari ad aggiungere nuove funzioni. Altre case, ad esempio Adobe, invece fa gli aggiornamenti dove aggiunge altre funzioni, quindi punta sul rendere il software più appetibile creando nuove funzioni. Però se guardiamo Lightroom da 10 anni a questa parte, beh, non è che è cambiato tanto sulla resa, un pochino sulle fuji è migliorato, ma per il resto è rimasto sempre uguale, la resa che avevi all'inizio ce l'hai anche ora. Invece con Capture One si è notato che nel tempo la resa è migliorata, hanno puntato proprio verso quella direzione, mettendoti a disposizione dei tool, degli strumenti, delle funzionalità, integrando le funzionalità già presenti per renderti il più semplice possibile l'editing delle immagini, in modo da avere una uniformità, una color buona, uniforme, fatta bene. Questa cosa mi piace molto. Se devo guardare dal punto di vista del prezzo, ovviamente vince Adobe, perché con un pacchetto da
9€, 80€, 100€ l'anno, hai Adobe Photoshop, Lightroom e altri software messi a disposizione. Questo costa un po' di più, ma col vantaggio che puoi acquistare una licenza perpetua che non è necessario aggiornare nel tempo. E finché utilizzi quella versione potrai sempre accedere alle foto e gestire l'editing di quelle foto. Con Adobe, no, una volta che smetti di pagare l'abbonamento, a quelle foto tu non ci accedi più nell'editing. Quindi qui entra in gioco una tua scelta personale. Io ti ho detto le mie opinioni, il mio punto di vista. Attualmente, ripeto, se dovessi e potessi scegliere solo un software, andrei su Capture One. Spero che questo video ti sia piaciuto, anche se un po' in ritardo, e io ti ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio.